Scusate se mi presento con gli occhiali da sole, ma sono abbagliata dalla celebrità che c'è qui di fianco a me. Non potete credere ai vostri occhi, alle vostre orecchie. Ho l'esclusiva, tutti la invidiano, tutte la vogliono, ma solo io sono riuscita ad intervistarla. Che squillino le trombe! Ah no, che squillino! Cos'era? Sì, le trombe. Che rullino i tamburi! Signore e signori, o come mi ha insegnato la Valle Fiorini in inglese, ladies and gentlemen, o qualcosa del genere, qui di fianco a voi, a me, a voi magari, solo per voi, la mitica Vips! Marta Vips. Marta Vips, no, io non la conosco. Allora, è liccia, è veneta, è matta, è simpatica. Ma chi è quella picciolina, piccola, con le moscia? Allora la conosco. È una bomba d'energia, una scarica di adrenalina, una bomba a orologeria, poi un petardo. Questo è quello che mi viene in mente, quindi la numero uno, grande Marta. Ogni tanto la si vede dove non dovrebbe stare, tipo spogliatoi, cose un po' più private, e poi è brava. Chi è Marta Vips? Cioè, c'è bisogno di chiederlo. Chi è Marta? È una ragazza di Vicenza, famosissima, amata in tutto il mondo della pallavolo. Canta da Dio, non ho mai sentito una persona cantare meglio di Marta. E poi ragazzi, fa troppo ridere, è la numero uno. Questa è Marta Vips. Marta Vips è entrata per forza nella mia vita, è voluta entrare lei. Infatti, la prima volta che l'ho vista è stata la Coppa Italia di 2 anni fa, quando abbiamo vinto, anzi no, dell'anno scorso, in cui mentre facevamo le foto tutte insieme, vedevo questa pazza riccia con una scritta in fronte che si metteva in ogni foto e io l'ho guardata e dicevo: ma chi è sta qua che si mette in tutte le foto? Poi da lì ho iniziato un po' a conoscerla, si è fatta trovare sotto casa, l'ho vista mentre faceva foto col mio fidanzato, col sedere del mio fidanzato, l'ho vista con una maglietta con scritto, l'ho imparato dalla Loda, mi perseguita, non so veramente più come fare per allontanarmi da lei, la vedo ovunque e c'è ovunque. È una pazza. Non bevete più. Marta Vips, Marta Vips, Marta Vips. Ci deve già pensare tanto. È una persona che comunque non vede mai la partita, sta sempre in giro, per cui è difficile delle volte come giocatore riconoscerla. È sempre in movimento. E queste cose tu le notate giocando? È questo che io mi chiedo? No, meno male che alla fine mi viene a salutare. Perché la sua fama la precede probabilmente. Eh sì, infatti. La Marta Vips è una persona molto simpatica, molto pazza, potrei dire mille battute, ma dico anche la cosa un po' più seria. È una persona che fa la cosa più bella per la pallavolo, È vero. e dare il divertimento anche intorno al campo, Esatto. invece di tutto il resto. E ho visto che tutti si divertono con la Marta Vips. Anzi, io dopo voglio stare in tribuna perché mi voglio divertire con la Marta Vips. Io sono tifosa di Marta Vips. Ma questa è Marta Vips.